Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo mukbang, me li chiedete sempre i mukbang e quindi sono ben felice di filmarne uno per voi e ovviamente approfitteremo per fare tante chiacchiere. Ho ordinato stavolta, ragazzi, apriamo insieme perché non ho... Wow, ok. Allora ragazzi, astice e scampi, guardate che meraviglia, il profumino è fantastico. Ta-da! Ta-da-da! Non sono mai a fuoco le cose che... Vi faccio vedere nei mukbang, perdonate, e poi ho preso come contorno le patatine fritte. Una montagna di patatine fritte. E ragazzi, ok, intanto iniziamo a mangiare, che sennò mi metto sempre a chiacchierare e invece di mangiare nei mukbang. Allora, intanto volevo per prima cosa dirvi: allora, prima cosa, io ho le posate, ma non credo che le useremo, penso che mangerò direttamente con le mani. Allora, volevo dirvi. E già immagino chi mi dirà: Nicole, non ordinare roba perché fai girare la gente, eccetera. Allora, da una parte è vero, dall'altra parte però io vorrei e voglio supportare i ristoranti della zona, specialmente i piccoli ristoranti di Trieste, perché hanno un sacco di bisogno di lavorare e come ben sapete le uniche fonti di guadagno in questo momento sono proprio gli ordini, quindi per loro è essenziale lavorare almeno su questo. Come potete immaginare, quando avete un locale dovete pagare un affitto molto alto, eccetera, eccetera, e stanno sopravvivendo veramente al minimo. Strabuono, ragazzi, sono scampi e astici alla griglia. Una montagna di sale sulle patatine, non riuscite a vederle? Forse così riuscite a vederle. Ok, voilà. Ovviamente una montagna di sale perché mi manca sempre il sale ovunque. Ok, sorso di Coca-Cola Zero. Ta-da! Immancabile quando filmo il mukbang. Volevo fare questa piccola premessa perché già immagino... faglietta. Ok, già immagino i commenti, per questo volevo... appunto, fare questa premessa. Poi ragazzi, mi avete detto in tantissimi, ovviamente sta arrivando Gatto Demo, vieni Nanuleva, vieni. E mi avete detto, vabbè ragazzi, allora, a proposito dei sogni che si possono comandare mentre li fai, che ve ne ho parlato nell'ultimo vlog, ed è una cosa che io ho trovato online, cioè una cosa di cui ho letto online, ma io non ci sono mai riuscita. Invece mi ha scioccato leggere che invece moltissimi di voi lo fanno. Cioè, ma ditemi come fate ad accorgervi mentre state sognando. Caro Never, vieni, vieni qua, amore mio, dall'altra parte. Come fate ad accorgervi che state sognando mentre state sognando? Cioè, come fate? C'è una tecnica che utilizzate? Come vi è successo la prima volta che vi è capitato? Cioè, come fate? Perché voglio troppo farlo anch'io. Ragazzi, sono troppo buoni questi scampi. Avevo una voglia di scampi di aragosta, di astice. Sì, amore mio. Facciamo l'anteprima, ragazzi. Gatto Denver è arrivato. Ok, ho smesso di rendermi ridicola per oggi. No, in realtà dovete troppo spiegarmi come fate, ragazzi, se non mi macchio questa maglia entro la fine del video, è un miracolo. Dovete troppo spiegarmi come fate, vi prego, insegnatemi. Sono rimasta scioccata, cioè mi aspettavo che nessuno dicesse io ci riesco, io lo faccio. Non me l'aspettavo, non sapevo che fosse una cosa così, non lo so, ricorrente o così comune. Io ero convinta, ma convinta, che non ci riuscisse nessuno. Invece evidentemente sono tipo: amore mio, lo so, amore mio, sei bellissimo, lo so che ti piace il pesce, ma hai appena finito la scatoletta, diamo un pezzettino a Denver. Che cosa ne dite? Tieni, gatto Denver, tieni, caro Denver. Tanto il pesce alla griglia male non ti fa.
E ovviamente se lo mette sulla sedia, io, cioè, ogni volta ci spero, no, ma chiamo qualcosa. Tra l'altro oggi ha anche fatto la pupù, di nuovo qualcuno sul tappeto, e domani se ne va dal veterinario, poverino. Mi odierà di nuovo, non vorrà entrare nel trasportino, ragazzi, ma in qualche modo dobbiamo fare, perché devo vedere come... Oddio, la cosa più buona al mondo, mamma mia. Dobbiamo andare domani, questo Denver. Che tu lo voglia o no. Poi vi farò sapere subito com'è andata. Comunque, o sulle storie o magari filmerò un vlog domani e così vi faccio sapere cosa dice la veterinaria. Incrociate le dita per gatto Denver, mandate tanta energia positiva a gatto Denver, mi raccomando. E quando vedrete questo video, domani alle 17:30, noi saremo dalla veterinaria, perché lì appuntamento è alle 17, quindi ragazzi, in questo momento state vedendo questo video, mandate tanta energia positiva a gatto Denver, che ne ha bisogno. Amore mio, ho capito che ti piace tanto, ho capito, ti do un altro pezzetto, to. Sì. Che mi dite sempre, non dai da mangiare a gatto Denver mai niente durante i mukbang, e che di solito non è roba che fa bene ai gatti, quindi oggi approfitta gatto Denver. Ragazzi, non potete capire. Perché mi avete detto che ha anche un nome. Beh. Mi avete detto che si chiama onironautica. La tecnica di rendersi conto che stiamo sognando mentre lo stiamo facendo. E non lo so, ci devo troppo riuscire, vi prego, datemi un consiglio, ditemi come si fa. Comunque, sempre parlando di sogni, alcune di voi mi hanno detto di fare sogni premonitori. Questa è un'altra cosa che mi interessa tantissimo, ragazzi, ma veramente tanto. Cioè, io passo le ore, tipo di notte, che io sono molto nottambula, lo sapete, e quando non riesco tipo a dormire vado a ricercare tutte queste robe strane tipo sui sogni, e i sogni premonitori mi interessano tanto, ragazzi, e ci sono i sogni premonitori. Oh, comunque, ragazzi, abbiamo un buon vino qui, boh, un prosecco, che a questo punto andrei ad aprire sperando di non far esplodere tutto. Ok, ragazzi, che quarantena è senza un buon bicchiere di vino? Voilà, oggi ci viziamo proprio, astice, vino. Dopotutto, ragazzi, devo pur festeggiare, anche se sono da sola, chi se ne frega. Cin cin, se state mangiando assieme a me scrivetevi un commentino, buon appetito, cin cin. Super frizzantoso. Vi dicevo, il fatto, cioè l'argomento dei sogni premonitori mi interessa tantissimo. Visto che molti di voi hanno messo in tavolo questo argomento, vi racconterò una cosa. Da piccola ho sognato, cioè mi capitava di sognare una persona, e sognavo che questa persona se ne andava, cioè nel senso che passava miglior vita. E capitava, l'ho sognato della nonna di mia cugina, vabbè, che non è la nonna che abbiamo in comune, ed è successo. E poi non mi ricordo ancora di chi, mi sembra la mia bisnonna. Infatti sono arrivata al punto che la gente, mio Dio, ma posso aver bevuto un sorso, mi gira già la testa. Ma mi ricordo che la gente mi diceva tipo non sognare me. Ma non erano sogni normali, cioè quando mi succedeva mi ricordo che mi rendevo conto che non erano sogni normali. Però vi devo dire la verità, mi capita ancora oggi, ma non su questioni così importanti. Però mi capita, ad esempio, che ne so, di sognare una persona che non vedo da 15 anni,
il giorno stesso del sogno, il giorno dopo la incontro. Scusate, mi faccio un po' schifo in questo video. Più del normale nei mukbang, già non sono il massimo della delicatezza, ma qui mangiando con le mani veramente, però ragazzi, così si mangia il pesce, anche se io detesto sporcarmi le mani, è una cosa che non sopporto, ma non si può fare altrimenti questa volta, vi stavo dicendo. E poi avevo sognato, mi ricordo, vabbè, a parte appunto questi sogni tipo mi sogno una persona, poi la vedo, oppure mi scrive, ma vi parlo proprio di persone tipo vecchi compagni delle medie, non lo so, che non vedo da 20 anni, e poi li incontro proprio quel giorno lì o tipo il giorno dopo, stranissimo. Ma vi prego, raccontatemi i vostri sogni per monitori qua sotto, che sono super interessata a leggere le vostre esperienze. Non avete idea, io vi passo le ore a leggere queste esperienze, se me le scrivete direttamente sono super contenta e curiosa. E poi mi è successo, allora, una mia seconda cugina in realtà, lei, io non lo sapevo, nessuno lo sapeva, ma lei stava cercando di avere un bambino. Oh ragazzi, io ho sognato che era incinta, ma vi sto parlando di molto tempo fa, ok? Ero più piccolina, mi sa che succedeva di più quando ero più piccola, forse con il tempo siamo meno in contatto con il nostro, con la nostra parte spirituale, e quindi perdiamo un po' questi poteri, secondo me può essere. Però mi ricordo di aver fatto questo sogno e io sono rimasta scioccata, perché nessuno immaginava, no? E cioè, mi ricordo di aver sognato che era incinta e non mi ricordo se mi aveva detto anche il sesso del bambino o no. In ogni caso mi ricordo di averlo detto a mia mamma e lei mi fa: ah boh, che sogno carino, no, bella sta cosa. Ragazzi, dopo tipo una settimana ci ha detto di essere incinta. Quindi io lo sapevo già e mi ricordo che non ero sorpresa, tutti lo erano, ovviamente una bellissima notizia, tutti felici, però io lo sapevo già. E quello era un sogno che mi ricordo, sapevo che non era un sogno normale. Chi fa sogni premonitori mi può capire su questo, cioè lo senti che non è un sogno normale, è un sogno, non so spiegarlo, diverso. E questo è stato una delle cose più strane, perché mi ricordo che ho pensato: ah boh, vabbè, che novità della serie, io già lo sapevo. Però mi affascinano tantissimo queste cose, se ci pensate è talmente misterioso il mondo dei sogni, no? Dove va la nostra mente quando sogniamo, perché sogniamo. Molte volte ci vengono fuori delle cose che neanche sapevamo di avere nei pensieri, no? Io ancora devo capire perché continuo a sognare aerei che precipitano, o sono io nell'aereo che precipita, ma non precipita mai, cioè io sogno sempre che sta per precipitare, ma non cioè effettivamente non ci schiantiamo mai al suolo. E oppure sogno che tipo cammino e vedo un aereo che precipita. E non è bello, e li faccio da anni sti sogni, cioè basta. Cosa devo fare per farmi passare? Perché non è bello, e io non riesco a comandarli, purtroppo, i miei sogni, ragazzi, cin. Prevedo che a fine questo video sarò completamente ubriaca. Questo mi basta poco. Gatto Temper, io ti vedo lì nello schermo, come mi fissi intensamente. Amore mio, che bellissimo. Ancora un pezzetto? Diamo ancora un pezzetto a Garo Denver. No. Pezzetto. Si sta già leccando i baffi, mi fa impazzire. Pezzetto di astice a Garo Denver. No. Vabbè, Gatto Denver. Vabbè, solito. Un'altra cosa che ho scoperto, sempre a proposito di questi misteri della mente. Quindi, non credo sia proprio un mistero, cioè penso sia una cosa molto scientificamente spiegabile in realtà. Perché non è, basta, cioè mangi in una maniera assurda. Allora, come si fa? No. Come si fa a togliere la polpa dal dechele? Ok. E cavolo, ma è impossibile.
Dovrei avere quel tipo lo schiaccianoci, il coso per le... Non penso sia una buona idea, che lasciamo stare. Comunque, ho scoperto che non tutti riescono a visualizzare un'immagine nella propria mente. Cioè, vi spiego. Allora, se io dico... immaginate una mela verde. Voi chiudete gli occhi, provateci un attimo, provateci un secondo. Allora, chiudete gli occhi. Chiudeteli. Vi vedo. Chiudete gli occhi. Ok. Immaginate una mela verde. Cercate di visualizzarla nella vostra mente. Riuscite a vedere la mela verde? Oppure sapete di pensare ad una mela verde ma non la vedete nell'occhio della vostra mente? Non so bene come spiegarla questa cosa, ma praticamente questo per dirvi che alcuni non riescono a visualizzare oggetti nella propria mente. Cioè, se uno dice pensa ad una mela verde, loro chiudono gli occhi ma non hanno un'immagine della mela verde, ok? Probabilmente anche questo avrà un nome, io questa cosa l'ho sentita su TikTok, quindi tutta l'affidabilità di TikTok, ma se vi devo dire la verità, poi mi sono documentata ed è vero, non tutti, adesso non mi ricordo il nome, non tutti riescono effettivamente a visualizzarlo questo oggetto, no? Può essere qualsiasi cosa, io vi ho fatto ovviamente l'esempio della mela verde, ma può essere qualsiasi cosa. Io ci riesco. Da quanto ho capito, la maggior parte delle persone ci riesce. Una piccola minoranza di persone no. Quindi se ci riuscite, commentate che l'avete vista. Se non ci riuscite, commentate che non l'avete vista. E se non l'avete vista, siete più speciali, perché praticamente la maggior parte ci riesce. Non so da cosa dipenda esattamente, però è interessante questa cosa. C'erano... Cin cin. C'erano delle ragazze su TikTok che erano tipo super stupite dal fatto che alcuni ci riuscissero, perché loro non ci sono mai riuscite. E naturalmente fino a quando ti confronti con qualcuno per capire se lui o lei ci riesce o no, tu non lo sai. Cioè pensi che in tutto e per tutto, no? Noi quando nasciamo pensiamo che tutti abbiano le stesse caratteristiche che abbiamo noi, fino a quando non... incontriamo qualcuno che ci dice no, invece per me non è mai stato così. E quindi assurda questa cosa, io non lo sapevo che c'è gente che non ce la fa a visualizzare le immagini nella mente. Ma per me è normale, non so come spiegare. Invece non tutti ci riescono, quindi se ci riusciamo siamo anche fortunati, voglio dire. Assurda sta cosa, penso che abbia a che fare forse con l'immaginazione, non lo so, con la memoria visiva, probabilmente avrà un po' a che fare con la memoria visiva. Beh, ovviamente se sapete qualcosa a riguardo scrivetelo, perché anche questo secondo me è super interessante. Ma che poi vogliamo menzionare il fatto che l'unico pagliaccetto che mi segue in giro per la casa, fa i versi strani e fa questi sguardi buffi è Gato Demer. Gatto Stellina non mi si fila, dov'è la stellina? No, è dietro di me sul tappeto, probabilmente non riuscite a vederla. Comunque ho appena mangiato le crocchette. Quanto posso adorare gli scampi? Sono la cosa più buona del mondo. E mi gira la testa, benissimo. Beh, adesso posso dire anch'io di bere vino da sola a casa durante la quarantena. Mi ricorderò di questo periodo. Secondo me un po' tutti ci ricorderemo di questo periodo come un periodo tipo tragicomico, cioè per alcuni versi tragico, per alcuni versi comico. L'importante, ragazzi, è prendere tutto con positività. Non guardiamo le cose negative che abbiamo, ma soffermiamoci sulle cose positive. E pensiamo sempre, ma non pensiamo, e dobbiamo sempre essere certi che ne arriveranno tante tante di positive. E arrivano solo se lo crediamo davvero, dobbiamo veramente veramente crederci, senza alcun dubbio. Vi garantisco che funziona.
Ogni tanto metto in mezzo ai miei video la legge dell'attrazione, non so perché, ma voglio motivarvi, voglio darvi positività, perché ragazzi, non sto scherzando, se voi credete profondamente che qualcosa vi succederà, sia in positivo che in negativo, vi succederà. Ed è importante questo. Almeno io questo l'ho sperimentato su me stessa e vi posso garantire che funziona. Ma non dovete avere neanche un minimo dubbio. Se c'è un minimo dubbio nella vostra testa, che in questo momento vi dice se vabbè, non succederà. Non deve esserci il minimo dubbio e succede. Ok, allora, ultimo scampo. Con le mani zimbia slicciate. Poi oggi mi sembra di aver mangiato velocissimo. Sorsetto anche di Coca Zero, che ci sta, un po' di vino, un po' di Coca Cola. Comunque questi bicchieri, mi chiedete sempre, l'ho preso da Tiger questo. L'ho preso sia così dorato che viola. Rosa. Viola. Rosa, naturalmente. Volevo rispondere, perché molti di voi mi hanno chiesto, Nicole, riguardo alla questione del paranormale, che io salto da un argomento all'altro così. Riguardo alla questione del paranormale, alcuni di voi mi hanno chiesto, Nicole, ma non è che si sentono le voci dei vicini? No. Può essere un'interferenza, può essere il robottino, può essere il rumore del cassetto. Possono essere tante cose, ma non i vicini. Perché non c'è nessuno direttamente attaccato a me. Non li sento, non si sentono i vicini. I vicini sono troppo lontani perché si possano sentire. Non sono dall'altra parte del muro, per farvi capire, quindi no. È assolutamente escluso che possano essere vicini. Può essere qualcos'altro, purtroppo, ma non posso attribuire quelle voci ai vicini. Se si sentono delle voci, o sono delle interferenze, oppure, appunto, è qualcos'altro che cerca di parlarmi, non lo so. In ogni caso, se anche dovesse esserci qualcosa, che prendiamo tutto con le pinze, naturalmente, no, però mettiamo che se anche dovesse esserci qualcosa, con l'avvertimento che mi ha dato sul attenzione Bosco all'estero, evidentemente è qualcuno che a me ci tiene. Infatti io, per dire, non ho mai avuto paura di stare a casa mia. Nell'altra casa avevo paura, proprio mi inquietava. Qui no, non ho paura di stare a casa mia. Cioè, oddio, quando sento quelle cose nel montaggio e voi mi dite, Nicole, ma cos'è sta voce che ti chiama per nome? Ma cos'è sta voce che... in quei momenti sì, me la faccio sotto di brutto. Però casa mia, i vibes, no, come si dice in italiano, cioè non mi dà vibrazioni negative, per dirla in breve, cioè mi dà vibrazioni positive casa mia, quindi questo penso che voglia dire molto. Penso che sia molto importante la sensazione che ti dà una determinata casa. Anche per questo voglio andare personalmente a vedere le case in Olanda, perché non vorrei che poi, bloccandone una, poi quando ci vado a vivere mi dà una sensazione negativa. Non mi fido tanto su questo. Quindi, tra l'altro, ragazzi, ho preso il biglietto per Amsterdam il 7 maggio. Io ho trovato sto biglietto dalla Slovenia, da Ljubljana, che è praticamente l'aeroporto della capitale slovena, è a circa 45 minuti di strada da Trieste, che è più vicino rispetto all'aeroporto di Venezia, italiano, che sono tipo un'ora e mezza, un'ora e tre quarti. Ho trovato questo biglietto, l'ho preso di sola andata, quindi devo andare su per vedere le case, eccetera. Ho trovato il biglietto e l'ho prenotato, non so se poi sarà fattibile o meno, ma penso che dal 7 maggio, penso di sì, in caso me lo rimborsano. E appunto dalla Slovenia, ma calcolate che io sono cittadina slovena, cioè ho la doppia cittadinanza, doppia nazionalità, quindi ho sia i documenti e il passaporto italiano, in realtà no, ho solo quello sloveno, però ho sia i documenti italiani che i documenti sloveni, quindi speriamo di potercela fare già il 7 maggio, in modo da andare lì almeno a vedere le case, perché loro stanno continuando a fare visite in questo periodo, ve lo dicevo, vogliono trasferirsi tutti in Olanda, vabbè,
for some reason, proprio adesso tutti. Però è il periodo migliore, non è la primavera, quando non fa troppo caldo, troppo freddo, e quindi mi fregano le case che mi piacciono. Che in realtà non fa troppo caldo né troppo freddo, vabbè che caldo per gli olandesi è una parola grossa. Quando, no, mi facevano troppo ridere, ragazzi, quando abitavo ad Amsterdam, vedevo, tipo in estate, dipende molto, perché in realtà ci sono sbalzi molto importanti di temperatura, quindi un giorno ci possono essere 13 gradi a luglio, il giorno dopo 36. È veramente assurda questa cosa lì, però mi fa ridere perché bene o male le estati sono molto miti, cioè non fa caldo come da noi ovviamente. E mi faceva troppo ridere perché gli olandesi, ma per primi i miei amici, De Melisa no perché a lei piace molto il caldo, ma Vic era troppo divertente, ragazzi, non appena la temperatura andava tipo oltre i 23 gradi, quindi vi sto parlando di 25-26 gradi che per noi è fresco a luglio, per loro è insopportabile. Io vedo Vic e non vi sto, vi giuro, non vi sto prendendo in giro, che con 23 gradi sta là così, che caldo, io non ce la faccio. Poi mi guarda e mi dice: come fai tu a vivere quando sono venuti qui? Perché sapete, De Melisa e Vic la scorsa estate sono venuti a trovarmi, no, era 2 estati fa, no, non la scorsa estate, l'estate prima, sono venuti qui in Italia. Vic mi guardava costantemente e mi diceva: come fai a vivere qua? Io non ce la faccio, non ce la faccio, sono troppo, troppo ridicoli, troppo ridicoli. E in Olanda, quando c'erano 25 gradi e lui stava lì ad ansimare, oddio, oddio, morirò, io gli dicevo: ma tu ti rendi conto che noi ne abbiamo 30, 35, anche 40 a tratti di gradi? Cioè, cosa fai? Infatti in Italia lui, cioè, soffriva, sono troppo, troppo ridicoli. Che poi loro, non so perché continuo a toccarmi i capelli, tanto li devo lavare, quindi, e loro in inverno escono anche tipo con le maniche corte, cioè sono completamente, completamente pazzi, non tutti, ma alcuni sì, è come se resistessero al freddo ma al caldo no, sono ridicoli, ma in senso buono, mi fa troppo ridere, un po' come noi che quando abitavo ad Amsterdam riconoscevi subito i turisti del sud Europa, italiani, spagnoli, portoghesi, greci, eccetera, perché vengono su tutti imbacuccati, tipo berretto con i copriorecchie e sciarpa, giubbottone più lungo, no? Quindi fa troppo ridere questa cosa, perché noi non siamo abituati al freddo, ma loro non sono abituati al caldo. E certo, nessuno ha l'aria condizionata lì. Infatti in estate, se fa più di 25 gradi, ci credo che muoiono, perché non ce l'hanno. E mi fa troppo ridere questa cosa. Infatti io avevo iniziato a riconoscere i turisti italiani, spagnoli e portoghesi, comunque del sud Europa, perché li vedi che sono tutti imbacucati. E al contrario, i turisti tipo svedesi, norvegesi, che arrivano dal nord, loro invece, anche se gli olandesi hanno un minimo di freddo, loro stanno in canottiera. Cioè, fa troppo ridere questa cosa, perché tutto è relativo, no? Se sei abituato a qualcosa, se sei abituato a qualcosa, praticamente per te quella è la normalità, no? Quindi quando ti discosti da quella che è la tua normalità, appunto può essere, per quanto riguarda la temperatura, puoi sentire troppo caldo o troppo freddo perché non sei abituato, quindi fa troppo ridere. Perché noi italiani soffriamo lì l'inverno, ma loro soffrono qua la nostra estate, non ce la fanno, non ce la fanno proprio. Però vengono in vacanza volentieri qui da noi, perché il tempo che abbiamo noi, ragazzi, il meteo, il clima che abbiamo noi è veramente impagabile. Quando abitavo su, le cose che mi mancavano di più, e che so già che mi mancheranno ancora, ma erano il tempo, il bel tempo, il sole e la cucina italiana, che è la migliore al mondo, cioè. Mi piace il sushi, tutto quello che volete, ma ragazzi, la cucina italiana, cioè, non la paragoni, in realtà no, anche la loro cucina è molto molto buona, devo dirvi, ci sono cose veramente buone, il pesce, le verdure, hanno piatti tipici, però secondo me niente a che vedere con la nostra cucina. L'unica cosa che vi devo dire, sono molto molto avanti, sono i dolci olandesi. E ragazzi, lo so che il nostro tiramisù,
il profiterol, eccetera. Profiterol poi è italiano? Dubbi strani. Ok, comunque, so che i nostri dolci sono strabuoni, però fidatevi che anche i loro lo sono, i Pufferces, le Holly Bollen. Ta-ta-ra, ragazzi, ta-ta-ra. Boh, che piccolino, che mini porzioncina. Ho visto questa vasca gigantesca, pensavo fosse strapina. Invece c'è... non riesco neanche ad aprire. Che piccolina questa porzioncina, piccolina, piccolina, con poca, poca panna. Vabbè, però sembra molto buono, eh. Ah, a proposito di tiramisù, quando vi ho chiesto, perché voglio filmare un nuovo come non cucinare con Nicole, non ci sono tantissime tipologie di video che posso fare in quarantena, come potete immaginare, come vi ho raccontato, e quindi potrei fare un altro come non cucinare con Nicole. E su Instagram vi ho chiesto che cosa volete che prepari per voi. E in tantissime avete detto, allora, due erano le cose principali: pizza e tiramisù. Però, visto che la pizza, non voglio dire di averla fatta io, ma nell'ultimo vlog, bene o male, ho fatto la pizza, non voglio rifare la stessa cosa, magari più avanti. Però, ha molto caffè questo tiramisù. Non è malaccio, è molto buono. Mascarpone è molto fresco, molto morbido, però si sente un po' il caffè, che a me non piace. Però, ovviamente, non dovevi prendere il tiramisù se non ti piace il caffè, ma lo sopporto perché mi piace talmente tanto il tiramisù che sopporto il gusto di caffè per poterlo mangiare. Amo il mascarpone, ragazzi. Però, ho pensato appunto di fare il tiramisù, però pensavo di fare quello alle fragole, che non ho, sì, ho assaggiato, ma non ho mai preparato, vabbè, non ho mai preparato manco il tiramisù normale, quindi possiamo provarci. Vado domani alla ricerca degli ingredienti, sperando di non trovare la fila che ho trovato la volta scorsa al supermercato. Ragazzi, c'erano 2 ore di fila, letteralmente una 50ina di persone in fila. Una roba, cioè, pazzesca, mai vista. Quindi cercherò di andare a reperire tutto la corrente. Secondo voi, meglio se faccio il tiramisù quello classico oppure il tiramisù alle fragole? Perché questa cosa del tiramisù alle fragole mi ispira non poco. Deve essere buonissimo, l'ho assaggiato solo una volta. Non mi ricordo quale mia amica l'avesse preparato, ma era... è buonissimo, buonissimo. Me lo ricordo ancora e mi reggo i baffi solo a pensarci, quindi voglio assolutamente rifare il tiramisù. E appunto alle fragole, però non penso che sia più difficile rispetto al tiramisù normale, vero? No, credo sia uguale. Manca solo, cioè basta che ci aggiungi le fragole, giusto? Comunque ho visto che c'è una ricetta di fatto in casa con Benedetta, si chiama così, e ho visto anche quella di giallo zafferano. Quale delle due, quale delle due volete che segua tra le due ricette? Beh, la volta scorsa ho fatto giallo zafferano, forse potrei fare fatto in casa da Benedetta. Come si chiama? Fatto in cucina da Benedetta. Oh mio Dio, ho questi lapsus mentre filmo che non mi ricordo le robe, assurdo. Alcuni di voi mi chiedono se i suoni, ritornando al discorso di prima del paranormale, ok, scusatemi queste mille parentesi. Qualcuno nei commenti mi chiedeva se i suoni che poi si sentono nei video e nel montaggio, io li sento dal vivo. No, non li sento assolutamente, non sento niente di strano. E proprio per questo, quando mi sono resa conto di quei suoni durante il montaggio, mi sono saltati subito all'orecchio. Infatti, prima che li notaste voi, io li avevo notati subito, subito. E mi era sembrato talmente strano che sono tornata indietro e l'ho riascoltato. Stranissimo. Se li avessi sentiti io dal vivo, mi sarebbe sembrato strano. Perché non facevano parte dei rumori della mia quotidianità. Non so come dirla questa cosa. Cioè, li conosci i rumori della tua casa, no? Li conosco i rumori del mio cassetto, li conosco i rumori del robottino. Certo, può essere che in videocamera siano diversi, proprio per questo bisogna sempre prendere tutto con le pinze e dare il beneficio del dubbio, no? Non voglio dire di essere certa, assolutamente, ci mancherebbe che ci sia qualcosa, perché veramente spero anche di no. E però c'è da dire che quei suoni, di quei rumori o quelle voci, perché era tipo un mormorio, strano, perché e poi cioè sembrava cantasse. No, non li ho sentiti dal vivo, no. Come mangio oggi, veramente, scusatemi, ma
Anche questa è la cosa strana, non li ho notati, li ho notati però immediatamente nel montaggio, cioè subito. Così com'è, li avete notati voi, tra l'altro, perché anche voi ve ne siete accorte subito. Io vi giuro, ho detto ok, durante il montaggio ero quasi tentata, ragazzi, ho finito tutto, sto continuando a parlare, rendiamoci conto. Durante il montaggio, ma so che vi piacciono i video lunghi, quindi sto cercando di allungarli un po', perché mi dite che in questo momento di quarantena vi fanno molta compagnia i video lunghi, quindi scrivetemi se anche riguardo le altre tipologie di video li volete più lunghi. Anche in questo mukbang sto cercando magari di farlo un po' più lungo, anche se ho mangiato con una velocità della luce. Comunque, che cosa vi stavo dicendo? Mi stavo dimenticando. Ho completamente perso il filo del discorso perché faccio mille parentesi, vabbè, niente, quindi mi tornerà in mente che cosa volevo dire. Boh, stavo dicendo che appunto non... Ah sì, che ho pensato, ok, perché ero quasi tentata durante il montaggio, quando mi sono resa conto di quelle voci, ho pensato, beviamo ragazzi, ho pensato di dirvelo, volevo mandare una story su Instagram e farvi sapere che avevo notato questa cosa strana, molto strana nel montaggio. Perché ho peli tuoi, gatto d'emero ovunque? Ah, si è messo a dormire. L'avete sentito? Amore mio, sei tanto stanco, io lo so. Che sei tanto stanco a quest'ora, tu devi fare il fornellino serale. Amore mio, sei bellissimo, bellissimo, sei bellissimo. Quanto amo io i miei gatti, è una cosa indescrivibile. Comunque, ero tentata di scrivervi, cioè di mandarvi una storia e dirvi, ragazzi, ho notato sta cosa assurda nel montaggio. Però poi ho pensato no, perché sennò vi influenzo. Peli di Denver, yeah, come se non ci fosse un domani, almeno non finitevi il bicchiere. E ho pensato di appunto di parlarvene nelle storie, poi ho detto no, voglio vedere se ve ne accorgete anche voi. Ragazzi, i primi 10 minuti di video, un sacco di commenti che mi dicevano, Nicole cos'è sta voce, Nicole, ed era la stessa cosa che avevo notato io nel montaggio, quindi non può essere un caso, perché non mi è mai capitato nei video che veniste a dirmi, Nicole, cos'è quella voce, Nicole, cos'è questo mormorio? Mai, non è mai successo. Eppure, così come me ne sono accorta io, ve ne siete accorti anche voi nello stesso video, senza che io vi dicessi nulla, senza che io vi influenzassi. E vi devo dire la verità, la parte in cui, cos'era l'ultimo vlog, no, quello prima, due vlog fa, che ho caricato mi sa venerdì scorso, lì in tantissimi avete detto che c'è una voce che chiama Nicole, e me l'avete detto in tanti, non una persona che dico boh, magari sarà sembrato quella persona, no, me l'avete detto in tanti, e non ho avuto il coraggio di andare a sentire quella parte, ve lo dico proprio onestamente. Adesso se voi, se vi va, andate a vedere quel vlog, mi sa che era proprio quello, comunque ci sono i commenti sotto che dicono Nicole, c'è qualcuno che chiama Nicole, e però fatemi sapere se anche voi sentite quella cosa, è che io non ho il coraggio di andare ad ascoltare quel pezzo, perché se io, scusatemi se si vedono le extension ragazzi, ma ormai sono cresciute talmente tanto che sta diventando impossibile nasconderle anche in videocamera, da dietro si vedono tantissimo, ma anche da davanti ormai non riesco più a nasconderle. Fatto è che se io sento una voce che chiama il mio nome, io probabilmente scappo di casa e non ci torno più, cioè potete anche capirmi, quindi quel pezzo non sono riuscita a trovare il coraggio per andarmelo a risentire, proprio sono onesta, magari quando cambio casa vado a sentirmelo, magari quando, non lo so, c'è qualcuno qua con me lo ascolto, ma adesso da sola proprio non me la sento, non me la so. Lo so che non sono da sola, ci sono i gattoni che mi proteggono, eccetera eccetera. Amore mio, mamma mia che faccino che hai. No, gatto d'avere non c'è più niente, inutile che annusi che non c'è più niente. Oh, amore mio, vieni più vicino, così ti fai vedere, così ti fai vedere che c'è il mio gattino tutto bianco. Tu sei tutto bianco e un po' arancione. Oh, povero amore mio, che domani devi andare dal veterinario per quest'acne brutta, non mi piace quest'acne. È poca, ma c'è. Quindi sì, non ho avuto il coraggio ragazzi, perdonatemi, però se voi potete andarlo a vedere, magari mi dite se l'avete sentita anche voi, mi fate un piacere. Poi ragazzi, c'è questo commento che mi ha inquietato tantissimo, però vabbè, magari una ragazza che si è sbagliata, un ragazzo che si è sbagliato, perché mi ha scritto, effettivamente potrei sbagliarmi, non sono sicuro, ma mi ha scritto che sono stati ritrovati dei corpi nei boschi olandesi, e quindi il messaggio che io avrei ricevuto dal...
dallo spirito, vogliamo chiamarlo così, tramite l'app del Pit Paranormal Investigation Team che abbiamo usato nell'ultimo vlog, potrebbe avere un senso. Allora, adesso, questo commento era solo uno e la ragazza o il ragazzo in questione mi ha scritto: potrei sbagliarmi, mi sembra, però è alquanto inquietante, perché se questa cosa effettivamente è vera, sarebbe veramente un avvertimento di uno spirito che comunque a me ci tiene, quindi... Sta cosa assurda, non mi aspettavo di vedere un commento del genere, vi dico la verità. Non mi sono informata, quindi non so se effettivamente sia vero oppure no, anche perché è un commento che ho letto proprio poco fa. Però continua ad essere tutto ancora più inquietante. Cambiamo completamente argomento, perché alcuni di voi mi hanno scritto: Nicole, per schiarirti i capelli prenditi la lozione Schultz che si trova in farmacia e appunto sui capelli già chiari, perché io ho un... biondo, non biondo chiaro, il mio è un biondo normale, e ti schiarisce i capelli in modo naturale. Cioè, ragazzi, fermiamoci un attimo con questa lozione Schultz. Se voi avete avuto buone esperienze con questa, io cioè sono contenta per voi. Io probabilmente ho fatto un uso spropositato e sbagliato di questa lozione, perché quando ero teenager, che cosa facevo io che ero tanto furba? Non volevo fare i colpi di sole, perché no, io ho i capelli biondi, non mi servono. Allora, cosa ho ben pensato di fare? Io prendevo la lozione Schultz così, cioè loro dicono di praticamente bagnare un batuffolo di cotone e passarlo. Ok, io no! Io la buttavo così sulle mani e vrr, me la lanciavo sulla testa. Questo mi ha praticamente fritto i capelli e poi ho avuto problemi, non penso si siano mai ripresi da allora, onestamente ho avuto dei grossi problemi, avevo i capelli, li ho dovuti tagliare fino a qua praticamente quando avevo 17 anni, che erano completamente fritti, ma proprio fritti, cioè erano tipo degli elastici, terribili, non avevo le doppie punte, avevo le sestiple punte, era una cosa veramente, un'esperienza, credetemi, da non ripetere. Appunto, io ho abusato di quella soluzione, però dicono che sia naturale eccetera, invece credo che abbia dell'acqua ossigenata, perché schiarisce tanto i capelli, solo che me li ha completamente bruciati. E quindi e poi il problema di quel prodotto su di me, sicuramente funziona, so che ha anche degli ingredienti naturali, ma il problema di quel prodotto è che se ne metto poco mi fa diventare i capelli rossi. I miei capelli naturali sono biondi, tendenti al ramato, ok? Non so se riuscite a capirlo adesso della ricrescita, vabbè che domani devo rilavarli, quindi sono anche un po' più scuri. Allora, mi fa diventare i capelli tendenti al rosso ramato, perché i miei capelli sono già un po' che virano su quel colore, che è una cosa che a me non piace, infatti faccio apposta i colpi di sole freddi, perché non mi piace quel colore, il mio colore naturale non mi piace, e quindi questo è un po' il problema che io ho con la lozione Schultz. Certo, sì, c'è Schultz, mi sa di sì, certo, se ne metto a chili come facevo una volta mi diventano bianchi, ma perché si friggono completamente. Quindi vi ringrazio per questo consiglio, perché non ci avevo pensato, effettivamente potrebbe essere una risoluzione del mio problema. Ovviamente ho bevuto un bicchiere e adesso non so più parlare, forse ve ne starete accorgendo che mi gira la testa, ma vi giuro che non ho bevuto neanche un bicchiere da non so quanto tempo, quindi penso sia normale. E però non fa per me, ho già dato e ci ho messo anni per riprendermi dai danni causati da quella cosa, quindi eviterei. Però magari adesso la formulazione è cambiata, perché è anche vero che avevo 16 anni, quindi magari adesso è diversa, ma da quanto ne so dovrebbe essere rimasta la stessa, uguale. Però so che schiarisce molto bene anche i capelli scuri, perché io ho un'amica che ha i capelli scuri, quindi vi sto parlando di castano scuro. Ragazzi, a lei diventavano biondi, vabbè che se ne metteva anche lei a quintalata e stavamo tutte a fare sta roba che non andava fatta, perché sulle istruzioni c'è scritto come fare e noi non le seguivamo, perché ovviamente da teenager molto intelligenti. Però i suoi capelli da castano scuro, oh ragazzi, sono diventati biondo così, quindi può essere anche un'alternativa, però ci vuole costanza, dovete farlo sempre, quindi in realtà non vi voglio consigliare quel prodotto, io non mi ci sono trovata bene, ma ci sono tanti che ci si trovano bene, quindi secondo me dipende un po' dal tipo di capello. Io forse, avendo un capello così sottile, così delicato già di mio, i capelli molto sottili e quindi si spezzano con più facilità rispetto a un capello bello grosso e forte, no? Quindi forse non è esattamente fatta per me. Comunque, mia family, questo è tutto.
per questo mukbang che spero davvero vi sia piaciuto. Fatemi sapere come al solito nei commenti tutto quanto e soprattutto se avete delle richieste per i prossimi video. E basta, questo è quanto, vi mando un abbraccio, anzi venite qua che vi do un abbraccio forte ragazzi. Forte, 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 forte. Perché vi voglio bene e noi ci vediamo domani, mi raccomando sempre la stessa ora, 17:30, sono molto fiera di essere sempre puntuale. Quindi a domani 17:30, bacio grande da me e Gatto Denver che adesso non si fa vedere perché è molto stanco, dovete sapere. Sta già facendo i miau senza suono, fa tipo... Così fa quando è stanco. Il mio cucciolotto, il mio cucciolo piccolo, sei il mio cucciolo piccolo, vuoi fare ciao Gatto Denver? Non c'è più niente pescetto per Gatto Denver. Non c'è più niente pescetto per Gatto Denver. Gatto Denver sta cercando. Mi fa morire, lui è troppo un cartone animato. Tu sei un cartone animato. Sei un gattino bellissimo. Fa ciao Gatto Denver. Ciao miei fans. Ciao miei fans. Seguitelo perché Gatto Denver ha il suo account Instagram. Gatto Denver Real. Ve lo scriverò qua sotto. Gatto Denver Real. Ok. A domani ragazzi. Ciao.